nulla. Viewers 0, mi sembra di vedere. Ancora? Non sembra. Vediamo. Allora, se qualcuno ci collega, perciò gli chiediamo di... Di farci vedere, di dirci qualcosa. Sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Io non vedo nulla. Neanche nel gruppo riesco a vedere. Non vorrei che siamo in diretta, vediamo, sull'altro gruppo, ma credo di no. Sappiamo. Ah, può essere che l'hai confuso con quell'altro? Ah no, eccolo, eccolo qui, ci siamo. Ah, eccoci qua, eccolo qui, lo vedo adesso, perfetto. Okay. Oggi il nostro link quotidiano, perfetto, qui. Ottimo, sei viewers. Ciao ragazzi, allora, benvenuti, perfetto, grazie Ale. Ottimo, cominciamo a vedere i commenti, li nascondo qui. Benvenuti ragazzi, cerchiamo oggi di fare veramente un webinar super interessante. Ho chiesto a Nico Nuzzi, che è un esperto appunto di e-commerce, di aiutarci ad affrontare delle tematiche, l'avete scelte voi. Oggi parleremo soprattutto di Facebook Ads che possano vendere, di ads vendere, no? Quindi creativity performanti, efficaci, e poi ovviamente diamo spazio a tutte le vostre domande e cercheremo appunto di affrontare, Nico sicuramente soprattutto cercherà appunto di rispondere a tutti i vostri dubbi. Quindi lascio giro la palla a Nico, io ovviamente gli selezionerò qualche commento e se avete domande ovviamente utilizzate la barra qui sotto. Perfetto. Ciao Nico, benvenuto in GCL. Grazie. Benvenuto. Grazie Alessandro per l'invito, insomma, e grazie per avermi reso, insomma, amministratore per 60 minuti. Siamo qui testando la piattaforma BeLive e purtroppo non ci si può invitare, insomma, nuovi amministratori. Esatto. Grazie, insomma, per l'invito. Sono molto emozionato perché, come ben saprai, insomma, anche altri sicuramente altri amici che ci stanno seguendo, non faccio spesso live, non faccio dirette, preferisco, insomma, ecco, dedicarmi alla mia realtà, ecco, cresce giorno per giorno e non riesco, insomma, anche a dedicare del tempo, però ho apprezzato, insomma, ecco, la discussione che ho avuto con Alessandro un paio di settimane fa. Ho accettato ben volentieri questo invito, insomma, di discutere un po' di quelli che erano i punti, ecco, i punti più interessanti, più importanti di chi gestisce un e-com, di chi entra nel business del dropshipping. In più il gruppo ha scelto, insomma, ha selezionato la tematica, ecco, di questo webinar, e spero ce ne siano anche altri in futuro, ed è proprio quella di creatività che vendono, creatività, insomma, che attraggono traffico. Ecco, partiamo da questo presupposto. Piccola presentazione, io sono nel mondo del marketing online da una decina di anni, ho aperto una decina di anni fa la mia prima agenzia pubblicitaria, mi sono spostato successivamente dopo alcune esperienze come nomade digitale tra Barcellona e Londra, attualmente vivo a Tenerife con la mia famiglia e ho gestito diverse aziende, diverse realtà. Negli ultimi anni mi sono dedicato nell'ambito e-com, ho lasciato un po' da parte l'attività di consulenza, agenzia pubblicitaria, mi sono dedicato, insomma, a lanciare diversi e-commerce, inizialmente in forma dropshipping. Negli ultimi, oramai, sì, subito dopo si è evoluto il tutto con un fulfillment center direttamente in Cina, collegato e vicinissimo alle fabbriche che ci producono i prodotti che noi selezioniamo. Perciò, ecco, anche in ambito dropshipping ho un'esperienza che potrei condividere con voi e al massimo in un'altra live sarò ben lieto. Ecco. Attualmente mi trovo a Kiev, quello che vedete dietro è lo studio fotografico che utilizziamo per effettuare gli scatti e i videoclip alle nostre creatività vincenti, a queste creatività che cerchiamo, insomma, di rendere vincenti, performanti e che vendono. Ecco. Perciò sono a Kiev questo mese. Oggi sabato i ragazzi non sono operativi, perciò nulla, eccomi qua, grazie ancora Alessandro e non vedo l'ora, ecco, di condividervi un paio di idee. No, grazie a te, ti ho fatto la corte, sei stato tu gentilissimo. Oggi sono contento in realtà che si parla proprio perché l'ad è l'interfaccia, no? Quella finale tra il nostro business e il cliente finale,
In quel momento, in quei pochi secondi, in quegli istanti, devi cercare di non soltanto attirare l'attenzione del cliente, ma comunicare i punti di forza del tuo prodotto o del tuo brand. Quindi sono super felice, grazie, non vedo l'ora anch'io di prendere appunti. Ecco qua. No, verissimo. Effettivamente, quello di cui parlerò oggi sono case history, esperienze, dati raccolti, esperienza maturata nei miei 2 anni di attività concentrato soprattutto nell'ambito e-com e nell'ambito Facebook advertising, dove effettivamente la creatività è il punto di contatto tra la nostra realtà, la nostra azienda, il nostro e-commerce e il pubblico finale. Parleremo sicuramente di brand non famosi, brand nati da zero, brand nati in pochi mesi, in pochi mesi, insomma, sono passati da zero a fatturati abbastanza importanti, perciò non parlerò di brand già affermati, parlerò veramente di brand in realtà con nessuna storia, con nessun riferimento, con nessun contatto o anche di creatività, di prodotti, di oggetti che non sono nel mainstream, difficilmente vedrete in pubblicità, in TV, ed è questo forse che li rende speciali. Ecco, sicuramente la creatività da utilizzare nelle nostre campagne su Facebook dovrebbero essere creatività che attirano l'utente a soffermarsi durante il loro scroll. Addirittura in uno degli ultimi meeting che ho avuto a Dublino con Facebook mi dicevano che i millennials scrollano all'incirca 5-6 pagine per secondo, perciò uno scroll veramente velocissimo. E noi dovremmo essere abbastanza bravi, noi marketer, non marchettari, ma marchettari forse è una parola molto brutta, ecco, marketer, coloro che lavorano nell'ambito digitale, devono essere bravi, insomma, ad attrarre, ad attrarre il pubblico, cercare di farlo soffermare, di farlo bloccare durante questo scroll e poi spronarlo, insomma, a leggere il copy ed eventualmente a cliccare per visualizzare poi la nostra landing page, la nostra pagina prodotto. Allora, inizio col dirvi che le creatività di cui parleremo oggi sono creatività che nel mio caso mi hanno portato il 70% delle vendite a freddo, avvenute direttamente alla prima visualizzazione della pagina prodotto. Perciò l'utente ha visualizzato la nostra clip video, la nostra immaginina, ha cliccato sul link, visualizzato la pagina ed acquistato. Parliamo di un carrello medio che su alcuni store, ecco, ne gestiamo una decina, su alcuni store è tra i 30 e i 35 dollari, su altri store arriviamo anche a una media ordine dei 100-110 dollari, perciò comunque esperienze abbastanza diverse. La chiave in entrambi i casi è stata la creatività. Sicuramente abbiamo selezionato, creato, individuato creatività che nel caso di immagini hanno bloccato l'attenzione, hanno attratto l'utente a visualizzare quel post. Nel caso dei video invece i primi 2-3 secondi sono fondamentali. Abbiamo realizzato clip che nei primi 2-3 secondi hanno bloccato totalmente, hanno attratto l'attenzione dell'utente, spronandolo a visualizzare molte volte anche 10, 15, 20 secondi, con l'obiettivo poi che vada a cliccare sul link nel copy del post sponsorizzato. Interessante, molto interessante. Sì, 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 questo è un po', ecco, quello di cui andremo a parlare. Io inizierei con l'analizzare, ecco, immagini attrattive. Ho selezionato qui delle immagini, potenzialmente delle immagini prese dai concorrenti, ecco, non sono immagini che utilizziamo noi, ne ho anche dopo un video da condividere con voi che ho utilizzato in passato, di cui parlavo prima anche con Alessandro, e vi farò vedere adesso un paio di esempi molto semplici delle immaginine che hanno attratto l'attenzione, che hanno portato sicuramente molte vendite a questi store e che comunque hanno ottenuto, insomma, hanno raggiunto l'obiettivo prefissato dall'advertiser, che era quello di far soffermare l'utente nella visualizzazione del post ed eventualmente portarlo successivamente nella pagina prodotto. Allora, datemi qualche secondo, vi condivido questi due post pubblicitari. Parliamo, ecco, quello di cui andremo a parlare oggi sono prettamente prodotti in dropship, prodotti che facilmente potrete individuare su Amazon, su AliExpress o direttamente su Taobao, Tmall, dove ci sono poi le fabbriche. Molte volte su AliExpress troverete solo un rivenditore, l'uomo di mezzo tra la fabbrica e voi. Prodotti abbastanza semplici, prodotti che non sono coperti da copyright, ecco, di questo ne parleremo sicuramente dopo.
Ecco, per iniziare insomma questa esperienza nell'ambito dropship, come vi dicevo prima, anche io ho iniziato nell'ambito dropship, adesso comunque mi reputo un e-com classico, avendo un fulfillment center, avendo un magazzino direttamente in Cina, perciò ogni prodotto che vendiamo è già stato immagazzinato e abbiamo già insomma pronta consegna. Quindi l'unicità del prodotto comunque anche è un ottimo aiuto per riuscire a ottenere delle vendite da traffico freddo, no? Perché ovviamente spesso e volentieri nell'e-com si incomincia a parlare del fatto che un acquisto spesso e volentieri ormai per compiersi deve passare attraverso vari punti caldi, no? Altri canali, no? Si prende un cliente, si visita, va a visitare e poi in qualche modo si fa fare una sorta di customer journey attraverso anche vari canali e attraverso dei funnel. Riuscire ad ottenere quei numeri che tu hai citato prima sul traffico freddo è pazzesco, e questo sicuramente è grazie alle immagini, appunto, per vedere anche tra sì. questo no? Verissimo, verissimo. Infatti i post che adesso andremo ad analizzare, i videoclip che andremo ad analizzare, che sono quelli anche che molte volte molte volte nell'ambito gadget, nell'ambito insomma oggettistica, performano abbastanza bene. Ecco, quello che andremo a visualizzare adesso sono immagini che sicuramente sono prodotti che sicuramente sono abbastanza fuori dal comune, che non si trovano facilmente nel negozietto sotto casa, che perciò, come dicevo prima, attirano l'attenzione e portano poi alla visualizzazione della pagina prodotto. Sicuramente questa è una prima parte del funnel. Ecco, io quello di cui adesso vi parlerò è comunque la prima parte del funnel, che è la parte di acquisizione del traffico. Sicuramente c'è tanto da fare anche su quello che è la pagina prodotto, un eventuale landing page, un eventuale advertorial. Sicuramente c'è tanto da fare, c'è tanto da ottimizzare anche sul sito web, con diverse leve che possono essere, insomma, recensioni da parte dei clienti, insomma, countdown e tanto altro. Adesso noi ci soffermeremo su questa prima parte. Ecco, vi dico questo, sottolineo questo, perché sicuramente se andrete a utilizzare probabilmente lo stesso post, le stesse immagini, su uno store totalmente white, dove c'è solo l'immaginina del prodotto, descrizione e il prezzo, forse non otterrete lo stesso risultato. Perciò oggi ci soffermeremo sulla prima parte del funnel, che è la creatività, sono le campagne pubblicitarie, le creatività, che di solito io cerco di ottimizzare per ottenere non meno di un 2% di click-through. Parlo ovviamente di paesi che vanno dagli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, ma anche Europa, Regno Unito, no, e Germania, un po' più lenti. Ecco, sicuramente l'Europa, ho visto, raccogliendo insomma tantissimi dati, ho visto che di solito hanno bisogno di un retargeting, ecco, di essere retargetizzati. Però ecco, anche con alcuni test che ho fatto sull'Italia, eravamo comunque un click-through abbastanza interessante, con un conversion rate che alcune volte si attestava anche al 2%, carrello medio sui 40 euro. Perciò ecco, non malissimo. Però gli australiani soprattutto sono coloro che convertono in maniera molto più veloce, abbiamo anche in alcuni casi il 7% di conversion rate. Ecco, su 100 visualizzazioni del prodotto che abbiamo ottenuto, 7 utenti hanno acquistato. Allora, analizzando questa immaginina qui, è molto semplice, ecco, è veramente un gadget, sono delle clip luminose che ti permette insomma di porre le fotografie, le immagini. Ecco, come potete vedere, sicuramente funziona tantissimo. Ecco, nel mio caso, per quello che mi riguarda, per quella che è la nostra esperienza, funziona tantissimo creare questo mix di immagini dove non c'è solamente il semplice prodotto col fondo bianco, ma c'è il prodotto contestualizzato. In questo caso lo vedete in una camera da letto, in una sala da giorno, insomma, è contestualizzato, perciò sicuramente l'utente si immagina quello stesso prodotto in casa. Ed ecco questo è sicuramente molto interessante. Ho visto a volte l'immagine proposto, pubblicizzato con un banale fondo bianco, e questo sicuramente non è dei migliori, anche se probabilmente per altre pubblicitarie ha ottenuto anche riscontri interessanti. Nel nostro caso invece contestualizzare il prodotto è molto importante. Molte volte addirittura inviamo il prodotto ad alcuni influencer, ci facciamo ottenere in cambio del prodotto o anche pagamento delle foto totalmente attrattive nello stile influencer. Che significa? Significa che la foto è totalmente classica, totalmente normale, qualcosa che potresti trovare nella newsfeed pubblicata da un tuo amico, pubblicata da un tuo conoscente. E questo secondo me è molto importante, perché abbiamo notato che molte volte la foto che ha l'apparenza di foto pubblicitaria, foto da catalogo, è quella che attira meno l'attenzione dell'utente, perché oramai credo che l'utente, l'occhio dell'utente è abbastanza abituato a queste creatività
prettamente pubblicitarie. Invece una foto fatta con, ecco, con un tipo di stile, influencer style lo chiamo io, cioè nel senso molto naturale, l'influencer che è a casa sul letto col proprio gadget, con il proprio prodotto, è quello che attira maggiormente l'attenzione, perché come dicevo prima potenzialmente può essere una foto scattata anche da un amico e da un conoscente. Ecco, questo è quello che insomma spesso e volentieri facciamo. In questo caso qui c'è proprio insomma... Sì, è un trigger emotivo, è però un trigger emotivo che non dà l'idea di una foto pubblicitaria, cioè dà l'idea di una foto scattata dall'amico, dal conoscente. Sicuramente ci sono, ecco, molti punti importanti, discuteremo dopo, che per esempio, insomma, stare molto attenti nel cercare di attrarre l'attenzione dell'utente direttamente sul prodotto. Alcune delle regole che abbiamo molte volte è di tagliare eventualmente la faccia dell'influencer, perché per evitare il contatto diretto con gli occhi dell'influencer, oppure cercare di ritagliare la foto con l'oggetto promosso nella parte centrale, nella parte bassa, nell'angolo in basso a destra. Ecco, ci sono diverse regole, sicuramente testando ognuno potrà trovare il proprio pattern, però sicuramente nel nostro caso tagliare la tasta della modella ci aiuta tantissimo, anche altri oggetti, in alcuni casi anche oggetti floreali. Ecco, ho notato molte volte che un elemento floreale, che può essere anche un fiore, una spiga di grano, ecco, qualcosa abbastanza collegato col naturale, con sì, anche un rametto, non so perché attira, forse come posso dire, riaccende con ricordi, sì, dei nostri, insomma, dei nostri antenati preistorici, insomma. Perciò, ecco, attira tantissimo e sono sicuramente elementi da inserire in questi scatti fotografici. In questo caso, come dicevo, perciò c'è una piccola frase nella parte alta con delle emoticon, anche le emoticon molto interessanti, molto importanti da porre nelle foto e nei video. E poi c'è questo contesto abbastanza quotidiano. La foto invece che ho subito dopo è un'altra foto, un prodotto abbastanza, ecco, uno scialle, una coperta. Anche in questo caso qui non è stato realizzato con un collage di immagini realizzato in Photoshop, bensì semplicemente, proprio per evitare che, mi capito spesso anche amici, dico non so utilizzare Photoshop, non so utilizzare strumenti grafici. In questo caso è molto semplice. La prima foto è una foto in verticale, poi ce ne sono altre in orizzontali. Facebook in automatico ti crea questo mix, questo pattern, insomma, abbastanza creativo, abbastanza attrattivo. E come vedete c'è il prodotto sulla sinistra, poi c'è sulla destra la modella. E anche questo è un prodotto che, come potete vedere nella parte bassa, ho ottenuto 10.000 reaction e 4.200 commenti. Sicuramente un prodotto vincente. Ripeto, non sono i miei prodotti, però sono prodotti che hanno attratto la mia attenzione e che ho voluto condividere con voi. E tra l'altro annotatevi anche le pagine, sono interessanti. Ovviamente spesso e volentieri un business gioca e testa per un determinato periodo, no? Una tipologia di ad. Allora, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, io sono completamente d'accordo, soprattutto sulla contestualizzazione del prodotto. Allora, qualcuno debba fare wow, ok? Chiaro, è vero, l'effetto wow. Esatto, un trigger emotivo. Ora, per molti il trigger emotivo è semplicemente vedere un prodotto che risolve proprio un problema, no? Quindi lì è proprio allineato al 100%. A volte invece non è così semplice ricrearlo. Le contestualizzazioni, le review, ad esempio, do una piccola esperienza, ad esempio i caroselli di immagine con una micro review per ogni prodotto sono ads perfette, ad esempio per il retargeting, perché soprattutto nelle DPA, se volete, perché poi non fa altro Facebook che sostituire le immagini con i prodotti che ultimamente una persona ha visto. Se sotto poi capita anche delle review dello store o del vostro business associato a quel prodotto, è ad esempio il trigger emotivo sulla fiducia, sulla mancanza di fiducia, cioè quando ci diceva ma questo prodotto è bello, ma questi chi sono? Cioè, vuoi dire, per comprarci? Questo è un altro punto. Quindi in generale fare attenzione a questa parte. Le ad divise, come le stai presentando tu, devo dire che sono, le uso anch'io tantissimo. Ad esempio uso il video, un video, e all'interno due particolari, due o tre immagini particolari di quel prodotto.
mi dicono, ma io con Photoshop, con... in realtà se avete PowerPoint o Keynote per sì. Mac, potete fare delle ad quadrate, trascinare il video, mettere due o tre immagini sotto e avete un ad completamente particolare perché è animarte e fa vedere dei particolari dall'altra. E come diceva Nico, e qui potete giocare ad esempio sulla contestualizzazione. Tempo fa abbiamo lanciato degli orecchini e c'era l'influencer che sopra faceva vedere come gli stavano, quindi contestualizzazione, e poi sotto le tre immagini che facevano dettagli che lei non mostrava, quindi l'agganciatura, eccetera. Queste cose qui funzionano. Vero, verissimo, totalmente d'accordo. Anzi, ecco, vorrei sottolineare la questione dettaglio, che è molto importante riuscire ad inserire in queste immaginine qui dei dettagli che presentano il punto di forza, i punti di forza del prodotto. Ricordo inoltre, ecco, vi condivido anche un'esperienza personale per quanto riguarda non e-com, ma delle visite guidate nel mio paese natio, Gravina in Puglia, sono pugliese. Con questo ristorante avevamo creato una campagna pubblicitaria durata forse 2 anni, forse attualmente anche online, che permetteva praticamente di attirare l'attenzione sui sotterranei del mio paese, i sotterranei di Gravina in Puglia, con dei dettagli poi degli sotterranei e anche del pranzo offerto in questo pacchetto. Gli utenti si soffermavano sull'immagine, un'immagine abbastanza attrattiva, particolare dei sotterranei di Gravina in Puglia, e al lato aveva poi altri dettagli del pranzo incluso nel pacchetto o di altri dettagli del paese. E in quel caso lì la forza è stata l'immagine attrattiva, l'immagine insomma che attirava l'attenzione dei potenziali utenti. Un'altra cosa di cui vorrei parlare, analizzando le creatività, è sicuramente il copy. Dopo parleremo anche di video. Come potete vedere in questa campagna pubblicitaria, in questa ad, il copy non è lunghissimo, veramente un copy cortissimo, una riga, alcune emoticon che comunque colorano un po' il copy e il link. Il link in questo caso è del sito web, io preferirei della pagina prodotto, in alcuni casi della collezione, da alcuni test che stiamo facendo. L'utente, abbiamo visto un conversion rate un po' più alto nel momento in cui l'utente atterrava sulla collezione dei diversi prodotti molto simili tra loro. Nel caso in cui vendessimo insomma coperte come queste, farei atterrare il cliente, il potenziale cliente, sulla pagina del catalogo della collezione con i diversi prodotti, come primo prodotto ovviamente quello mostrato nell'ad, e ovviamente lasciare anche la possibilità all'utente di scegliere un altro colore, un'altra forma, anche con prezzi differenti, perché potenzialmente anche il prezzo è una leva abbastanza importante. Abbiamo visto che lo stesso prodotto, proposto con due foto diverse, con due prezzi diversi, portava a conversioni diverse. Alcune volte il prodotto con il prezzo più alto portava a conversioni più alte, proprio perché la leva molte volte del prezzo è molto importante. Il prezzo più alto denota anche la qualità del prodotto. In più, ecco, voglio soffermarmi su una cosa. In questo caso qui, nel mondo e-com, noi stiamo vendendo la foto, stiamo vendendo il videoclip. Cioè, prima di vendere un prodotto, stiamo cercando tramite la foto di vendere quel prodotto. Perciò è molto importante realizzare creatività che vendono, è molto importante realizzare video e foto che vendono e che attraggono l'attenzione. Perciò, ecco, tra noi, tra i miei collaboratori, parliamo di vendiamo foto, cioè nel senso che la nostra realtà non è una realtà e-com, ma una realtà pubblicitaria che crea foto che vendono, che creano creatività che vendono. Analizziamo i dati, ecco, e questo è proprio il nostro claim, analizziamo i dati e realizziamo creatività che vendono. Ecco, questo è un po' il riassunto. Perciò, ecco perché consiglierei a tutti, insomma, di soffermarsi sulle proprie creatività, soprattutto poi nella fase di funnel sul sito web, e cercare di conoscere il vostro target. Perché vero. Se voi non riuscite a capire, cioè se voi focalizzate soltanto l'attenzione nel prodotto, ok, è un prodotto che risolve qualcosa. Se sì. Vi mettete soltanto a pensare a che cosa risolve, ma non pensate alla gioia, ad esempio, che può questo prodotto dare ad una persona avendo quel problema, magari, ad esempio, un'ad come questa che vi sta facendo vedere Nico, in cui vi fanno vedere da dietro, perché è la parte, no, più col design di primo impatto, quindi ad esempio potete targetizzare direttamente una persona che ad esempio fa yoga, adesso sto guardando lì, ma poi questa persona si chiederà, dico, ma che faccio io con questo, no?
copia anche nelle immagini, nella sequenza delle immagini, e a destra ci dice, ma è una copertura, è calda, te la puoi mettere in casa. Questo sta dicendo quest'ad. Sì. Ucciso, giusto perché hai parlato prima di collezione e di prezzo e di ad che vanno direttamente verso la collezione, è vero, effettivamente anche noi stiamo testando queste ad ed è interessante perché proprio potete giocare sul prezzo. Ad esempio, se mandate una persona appartenente a una nicchia collezione di prodotti tutti molto simili, ma è chiaro che un prodotto è quello che lo attira di più, perché magari ecco un amante dello yoga e poi nella stessa pagina prodotto di categoria in cui vedete prodotti simili c'è un l'attenzione si sposta lì. Voi potete giocare sulla comparazione di prodotti perché state su una pagina di categoria. Quindi, ad esempio, potete testare tutti i prodotti più alti e lui il prezzo più basso. O viceversa, come ha detto Nico, che dico che è vero, tutti i prezzi bassi e quello che interessa ha un prezzo più alto, perché è sinonimo, come dice, di qualità. Ok, questa è una piccola cosa che ho notato anche io. Mi trovi totalmente d'accordo, ecco, è verissimo. Anzi, io consiglierei anche di utilizzare come primo prodotto pubblicizzato nella collezione il prodotto o comunque la foto pubblicizzata, la foto del prodotto pubblicizzata su Facebook. Evitate, insomma, di inserire, di utilizzare una foto per pubblicizzare un prodotto e poi nella pagina prodotto o nella pagina della collezione la foto è totalmente differente. Creare una connessione tra la creatività che ha attratto l'attenzione dell'utente e la creatività all'interno della pagina prodotto, per me è fondamentale, per me è importantissimo. Addirittura non tradire le loro aspettative. È vero, anche perché l'utente si è cliccato perché cerca quel prodotto. Molte volte ho visto, ecco, anche in questo caso, quello che non approvo tantissimo è l'home page. L'utente si è cliccato su quest'ad perché cercava questo prodotto. Rimandarlo sull'home page per me è un errore madornale. E in più c'è, portando il potenziale cliente sulla pagina della collezione, la pagina della categoria, c'è più possibilità anche di vendere altri prodotti. Molte volte ci è capitato di attrarre l'attenzione con una creatività e il cliente ne ha comprato un altro totalmente differente, con un prezzo anche più alto. Perciò, ecco, non lasciarsi fuggire questa possibilità, anche perché in questo caso noi, come dicevamo prima, cerchiamo di attrarre traffico, cerchiamo di attrarre pubblico sul nostro sito web. Poi, ovviamente, lato sito web dobbiamo cercare di ottimizzare il tutto nel miglior modo possibile per cercare, insomma, di far avanzare il potenziale cliente ad un altro step, all'add to cart ed eventualmente al purchase. Ecco, queste insomma sono un paio di creatività e immagini che vi ho condiviso. Allora, nascondo un attimo, ecco, vediamo un attimo se funziona. Eccoci qua di nuovo. Ecco, questi sono un paio di consigli per quanto riguarda le immagini e le creatività. Adesso invece volevo parlarvi dei videoclip, dei video, ecco, soprattutto nell'ambito gadgetistica. Credo che un video più di un'immagine vale più di mille parole, anzi in questo caso se un'immagine vale più di mille parole probabilmente un video vale più di mille immagini, come dicevamo prima, un'immagine che deve esplicare i dettagli del prodotto. Vi farò vedere adesso alcuni videoclip, i primi 2-3 secondi di alcuni videoclip che hanno attratto tantissime visualizzazioni, sicuramente alcuni videoclip che voi avrete visto sulla vostra newsfeed tantissime volte, e cercheremo di analizzare quali sono stati i punti vincenti di questi videoclip. Ovviamente sono videoclip di competitor, di altri prodotti, di altre aziende, insomma non sono collegate alla mia realtà. Ritornavo, ecco, un piccolo passo indietro, interessantissimo, importantissimo, la campagna carousel, soprattutto in retargeting, perché in quel caso lì l'utente può visualizzare le recensioni di diversi clienti, eventualmente foto del cliente che eventualmente mostra il prodotto, perciò un'esperienza positiva del cliente, o eventualmente far vedere altri colori del gadget, del prodotto, insomma, utilizzando il carousel incentrato sul prodotto che ha attratto l'attenzione del cliente. Allora, datemi 2 secondi. Allora, vediamo qui. Ho 2 o 3 video diversi. Allora, facciamo cucina. Allora, dimmi te, Alessandro, ecco, ti chiedo, che iniziamo con la cucina, con gli animali, che... Ecco, forse inizierei con gli animali, che è un video che sta spopolando ultimamente, seppur non ho animali in casa, se non la mia figlia e la mia scimmietta, inizierei con gli animali, eccolo qui. Allora, inizierei con gli animali, vediamo un attimo se riesco a condividere questo video. Con gli animali. Sì, un videoclip assurdo, ecco, fatto veramente, secondo me, con pochissimo sforzo, un budget ridottissimi,
Eccolo qui. È un prodotto che sta scopolando ultimamente, è un guanto che permette insomma di raccogliere la peluria degli animali, gatti, cani e cavalli. Questo videoclip ha ottenuto milioni di visualizzazioni, spopolato, e vi faccio vedere adesso. Ecco, sono 26 secondi, però vi faccio vedere insomma con una colonna sonora di in background. Eccolo qua. Allora, clicco sul play, non so se riuscirete a vedere il video. Ecco, in questo caso qua quello che vedete nei primi 3 secondi è il risultato finale, cioè nel senso che colui che ha creato questo videoclip di esperienza, ecco, di video fatto in casa, anche la qualità non è altissima. Questo è il video che ho scaricato direttamente dalla campagna pubblicitaria di questo e-com. E come potete vedere la qualità non è altissima, perciò evitate anche budget esagerati, anche col vostro iPhone potete fare dei videoclip interessanti, però se volete analizzare i primi 3 secondi, ecco, che sono i primi 3 secondi sono molto importanti, anche la copertina utilizzata del videoclip è molto importante, cercate di sfruttarla nel miglior dei modi, perché quella copertina lì, quella immaginina lì attirerà l'attenzione dell'utente e cercherà insomma di bloccare lo scroll del potenziale cliente. Come potete vedere in questo clip qui, nei primi 3 secondi, quello che si fa vedere è la funzione, si fa vedere il prodotto, l'animale, in questo caso un gatto, perciò coloro che hanno un gatto verranno sicuramente attratti da questa immagine. Che succede a questo gatto? Nei primi 3 secondi poi che succede? Si fa vedere il prodotto direttamente, ecco siamo al 3° secondo, e si fa vedere il risultato finale. Perciò come potete vedere in 3 secondi, adesso siamo già al 5° secondo, 6° secondo, in 3 secondi l'advertiser ha mostrato la funzionalità di questo prodotto. È riuscito in 3 secondi, secondo me, a conquistare un possessore di cani, gatti o anche cavalli, in altro clip ho visto anche dei cavalli, e a spronarlo insomma a leggere il copy, dove poi si dice ok, questo guanto, bla bla bla, 50% off, clicca qui. Per me è una clip eccezionale, c'è l'animale, c'è una connessione col potenziale cliente, con l'utente, anche perché potremmo targetizzare eventualmente coloro che hanno animali, ma anche no, ecco, io lavoro molte volte con broad audience, con retarget ampissimi, e poi lascio un po' a Facebook raggiungere il pubblico interessato al prodotto. In questo caso, come dicevo prima, c'è l'animale, c'è il prodotto mostrato e quello che è il risultato finale. Anche nella clip successiva, dello stesso video, fantastico, di nuovo. Il primo 3 secondi che questo gesto che fa vedere problema e soluzione in 3 secondi. In 3 secondi. Ma sai, ci tenevo a far vedere questa videoclip perché molte volte ho visto amici che pubblicizzavano clip con il logo dell'azienda. Perciò c'era questo mega clip, questa mega sigla che durava 5-10 secondi, il logo che si formava, poi si iniziava a parlare del prodotto e solo dopo un minuto si mostravano le feature, quello che era il problema risolto. In questo caso qua il problema risolto lo si visualizza nei primi 3 secondi e secondo me conquista chiunque. Che ne pensi, sulle flash sale, Alessandro? Sulle flash sale, quindi quelle dirette a traffico freddo, neanche il fondo del video di solito si mette, perché prende tempo poi al link, cioè deve la gente non vuole, se vuole comprare una cosa, non vuole una presentazione. Vero. Vuole dubitazione, problema, soluzione. In questo caso ci si mette più il fatto che con una carezza al proprio cane o al proprio gatto si arriva alla soluzione, quindi è veramente micidiali queste qua. Le vedo anche su vari, per cui nei primi 3 secondi pam, problema e soluzione insieme, e poi dopo ti vai a leggere, come diceva Nico prima, l'aspettativa, no? La sequenza si parte con una curiosità, si fa vedere subito la soluzione al tipico problema di quella nicchia, e poi da lì deve essere un crescendo, nel senso che se clicca e va sulla pagina, poi ci devono essere tutte cose solo positive in più. Bene. Quindi deve essere un crescendo e non si deve tradire l'aspettativa. E, tra l'altro, ho citato prima la cover del video. State testando un video, piccolo suggerimento a chi in realtà da un video già sta prendendo delle vendite, ma con il tempo vedete il TR link scende. Una cosa buona è semplicemente cambiare il frame del video che farà da cover alla vostra, semplicemente cambiando l'immagine, ma il video rimane lo stesso, il CTR può schizzare o diminuire ovviamente, quindi è utile fare una serie di test.
Verissimo, sono totalmente d'accordo. Anzi, ecco, io consiglierei a chiunque di lanciare ad set, di lanciare campagne pubblicitarie con ad set che contengono diverse creatività. Evitate, evitate, evitate. Ecco, il mio consiglio, ecco, io non vorrei evitare di essere il professore, l'insegnante, il guru, No, non lo sì, sono. Io vi parlo di mia ci sono esperienza. comunque. Ecco, no. Ci tengo a questo. Vi parlo della mia esperienza. Sicuramente ognuno deve crearsi il proprio pattern di strategie. Vi parlo della mia esperienza che mi ha portato, insomma, ad avere e-commerce vincenti da diverse cifre. L'anno scorso, sono stato tra le realtà italiane che hanno, tra le prime tre realtà italiane, se non la prima, con un investimento pubblicitario su Facebook, importante, importantissimo. Perciò, insomma, test che comunque valgono e che test che comunque mi hanno portato, insomma, grandissimi risultati e ci tengo, insomma, a condividerli con voi. Perciò, ecco, dalla mia esperienza, ecco, mi sono perso un attimo. Guarda, No, dalla mia esperienza, ecco, scusate, ecco, eccolo qui, ecco Viale. Dalla mia esperienza, utilizzare ad set con diverse ad, con diverse creatività, mixando anche foto e video, è molto importante. Anche video con diversi, se non avete diversi video, cambiate la cover, cambiate la copertina del video. Io vi consiglierei di utilizzare non meno di 4-5 creatività per ogni ad set. Lasciate a Facebook fare il suo sporco lavoro. Se potete, mixate foto e video. Perché foto e video? Ho notato che molte volte, lanciando un ad set, lanciando una campagna con 5 video, ce n'era uno dopo 3-4 giorni, che è il mio tempo massimo di test, che cannibalizzava tutto il traffico, tutto il budget, l'80%, il 90%, beh, Facebook lo investiva su quella creatività. Se erano 5 creatività, 5 foto, c'era un'immagine che attirava tutto il budget, mixando foto e video, dopo 3 giorni ho analizzato che 3 foto, 3 video, per esempio, ho individuato, ho analizzato che c'era un video e una foto che si suddividevano al 50% il budget destinato a quell'ad set. Questo mi ha fatto capire che sicuramente Facebook testa diverse fette dell'audience che si vuole raggiungere, ma sicuramente ci sono persone proprio disposte a reagire, a cliccare, a mettere like, insomma, a reagire a post con video. Ci sono persone più disposti a reagire a post con foto. Perciò, ecco, non perdetevi la possibilità, l'occasione di raggiungere entrambi. Tu metti dentro un asset, perché io lo faccio per aumentare appunto il reach, metti dentro l'asset diverse tipologie di ad. Sì. Ok. Cerco sempre di mettere due o tre foto, due o tre video. Ecco, non vado ad inserire carousel o Canva o altre cose. Tre foto, tre video. Poi eventualmente in fase di scaling vado a testare tutte quelle che sono gli altri formati offerti da Facebook. Cerco sempre di avere non un link, un post con link nella parte bassa, ma un post classico caricato eventualmente sulla feed della pagina. Perciò c'è il copy in alto con il link inserito e il videoclip o la foto nella parte bassa. That's it, nient'altro. Sì, ecco, vedevo qui un commento, non so di chi, ecco, di Marina. Ciao Marina. Sì, effettivamente consiglio più ad nello stesso ad set, assolutamente, sicuramente, perfetto. Eventualmente, ecco, consiglio estremo, se non riuscite ad avere diverse creatività, duplicate la stessa foto, duplicate lo stesso video, vedete che alla fine avrete diversi risultati, perché Facebook testa a livello di ad e testa l'ad con diverse fette di audience. Ok, quindi adesso iniziamo a leggere un po' di domande. C'è una Sì. prima domanda di Maria Carmelo, che ti domanda, quando si lancia un prodotto per la prima volta, è preferibile lanciare l'ad con l'immagine o con il video? Lei Eccolo qui, dice, ecco, riesco adesso anche a che dice mostrarlo, qua, eccolo. Sì. Quando si per lancia la l'altro. prima volta. Io utilizzerei entrambi. Ovviamente cercherei di realizzare creatività che attirano l'effetto wow. Ecco, tempo fa avevo visto un seminario fantastico di questo omone che girava un po' l'Italia, portando avanti questo effetto wow. Mostrava diverse creatività, diverse anche campagne pubblicitarie on the road. C'era questo mega furgone con uno squalo stampato in alto, con uno squalo stampato sul furgone che attirava l'attenzione. E poi c'era il messaggio pubblicitario. L'effetto wow è importantissimo. Foto, video che siano, cercate di ottenere l'effetto wow in linea con il target di riferimento. Ok, andiamo a vedere altre domande. Allora, Natalia, Nico, come inseriresti le recensioni in un ad carousel nel caso di una campagna di PA? Allora, io te la passo. Non. Sì, ok. L'avevo Quella. citata Sì. io. È vero. Io fondamentalmente quello che è, ovviamente, pensando sempre alle persone. Okay. Quindi se a un
punto pensi che il motivo per cui il tuo funnel si blocca a un certo punto, ok, sempre considerando che più canali di contatto con un cliente per poter avere un quindi il retargeting fondamentale, puoi utilizzare il catalogo dei prodotti di quella determinata categoria, ok, fare un retargeting su tutti che hanno fatto, ad esempio, se è stato sul a livello di add to cart, poi ad esempio prendo tutti quelli che hanno già fatto un add to cart e non hanno effettuato l'acquisto, e a quelle persone sulla descrizione sotto puoi mettere il tag nome del prodotto e volendo anche un testo. Se vuoi, tu puoi cercare di parametrizzare il nome del prodotto con delle review. Ovviamente le review, adesso è un prodotto che funziona, perché sennò si parla di truppa, diciamo così, review generiche, reali, se usate la DIA ne trovate tantissimo, mettere sotto queste immagini. O potete farlo, ok, quindi anche senza carousel, con una singola immagine e con, ad esempio, una serie di 2, 3, 4 recensioni dei vostri clienti, in cui dicono che magari evidenziano delle cose non tanto sul prodotto, ma sul vostro servizio, sul vostro customer care, sulla vostra disponibilità, sulla vostra velocità di spedizione. Qual è il punto vostro? Magari tra questo, ad esempio, chi punta sul care, appunto, far vedere che le sono positive dello store aiuta tantissimo. Questo ovviamente state pensando, attraverso, dopo un'analisi attenta del vostro business, che un blocco verso un funnel può essere un problema di fiducia. Ok, questo era una mia suggerimento. Non so, Marco, se ho risposto alla tua domanda. Social proof. Sì, io aggiungerei anche un carousel creato manualmente. Ecco, sicuramente se si testano diversi prodotti al giorno, diventa un po' difficile creare un carousel dedicato su un singolo prodotto. Diversamente, io quello che faccio, insomma, è creare un carousel dedicato al singolo prodotto che sto sponsorizzando, ma soprattutto che sto scalando, creando un carousel manuale, in maniera manuale, non con DPA, inserendo la foto eventualmente di un cliente a cui ho chiesto la recensione foto, la recensione con foto. Perciò in questo caso, per esempio, col guanto, sarebbe fantastico inserire la signora X con il guanto, eventualmente con l'animale accanto, e perciò inserirlo direttamente in questo carousel, eventualmente e sotto eventualmente il nome Maria da Genova, Francesca da Milano, eventualmente 2, 3, 4 foto con diverse recensioni, e poi alla fine c'è il link alla pagina del prodotto. Inserire anche delle stelle nel copy direttamente potrebbe essere interessante, sì per soprattutto nel momento in cui l'utente ha già visualizzato la pagina del prodotto. Non lo farei in una fase di acquisizione traffico, ma lo farei nel momento in cui l'utente ha visualizzato la pagina del prodotto, eventualmente aggiunto al carrello, ma anche no, gli faccio vedere delle recensioni con eventualmente un coupon code. Che aspetti? Solo oggi il 10% di sconto, leggi le recensioni dei nostri clienti, questo carousel, insomma, sicuramente potrebbe essere attrattivo e interessante da testare. Assolutamente. Allora, poi c'è Davide che dice: un basso conversion può essere causato da un target sbagliato o è solo questione di pricing o descrizione del prodotto o elementi dello store? Questo è ampio. Un basso, eccolo qui, un basso conversion rate, perché sto cercando, eccolo. Il basso conversion rate può essere per diversi fattori. Potrebbe essere per tutto quello che è lato sito web non ottimizzato, mancanza di social proof, descrizione non completa, o target raggiunto non in linea. Però io quello su cui mi soffermerei è sicuramente quella che è la fase di funnel di acquisizione. Sicuramente se avete un click through abbastanza alto, superiore al 2%, l'1,5-2%, dipende anche molte volte dalla country, ecco, non c'è una media ben precisa da poter utilizzare. Però sicuramente superiore all'1%, all'1,5, al 2%, sicuramente il potenziale utente è interessato col prodotto. Perciò sicuramente è da reputare il prodotto interessante agli occhi dell'utente. Poi c'è da lavorare sulla pagina d'arrivo del cliente, la pagina di destinazione del cliente. Se il prezzo è troppo alto, se non ci sono recensioni, se il sito è fatto male o su mobile non carica velocemente. Infatti, ecco, negli ultimi giorni stiamo lavorando tantissimo con il nostro sviluppatore a velocizzare il sito web. Abbiamo visto veramente modificando alcuni JavaScript, eliminando alcuni file inutili, diminuendo la velocità di 0,3 secondi, veramente pochissimo, la conversion rate è aumentata del 10%.
10%, sì, del 10%. Cioè, la velocità è anche importante, perciò l'aumento. Sicuramente se hai attratto, se hai portato utenti dalla pagina, da Facebook al tuo sito web, l'interesse c'è. Poi c'è da ottimizzare tutto quello che è il lato, lato sito web e il lato funnel finale. Perciò sono due step differenti da analizzare. Adesso noi ci stiamo soffermando soprattutto sul lato acquisizione traffico, acquisizione interesse da parte di un potenziale cliente. Spero, Davide, sì, averti... Conversion rate veramente è un... lo step finale, è lo step finale. Ecco, non... Ma può essere, tutto, va sì, può essere anche il carrello, ci possono, cioè noi inseriamo anche nella pagina del checkout loghi che cercano di rassicurare insomma il potenziale cliente. Addirittura abbiamo sviluppato un'app interna che bypassa la pagina della spedizione su Shopify, utilizziamo Shopify quando la spedizione è gratuita. Cioè, sono tanti passaggi che portano poi il cliente a decidere di acquistare il tuo prodotto. Basare il tutto sul targeting iniziale della campagna. Ecco, se il targeting è sbagliato, non riuscireste ad attrarre traffico sul tuo sito web e il click-through sarebbe veramente basso. Perciò già quello sarebbe un segnale interessante che ti indica che il target a cui stai pubblicizzando il tuo prodotto è totalmente sbagliato. Esatto, concordo. Comunque dice, comunque grazie, mentre ascolto la live sono arrivati due ordini, quindi abbiamo aiutato anche semplicemente con energia pure grande, Davide. Grazie per averci detto. Ci rende felici sempre. Allora, Alberto, interessante la tecnica delle collections, la sto provando su uno store di abbigliamento e funziona molto bene. Tu sei sparito. Io ci sono, eccomi successo. Qua. Mi vedi? Mi vedete? Mi vedi te? Ti ho perso. Io ti vedo e ti sento. Non so i ragazzi da casa? Potete confermarci da casa che mi riuscite a visualizzarci, riuscite a vederci? Ti ho perso. Vediamo se da casa... Noi vediamo tutti, ok. Mi hanno detto che noi vediamo tutti, perciò... Ale, probabilmente è un tuo problema. Sì, vedo entrambi, ok. Ok, grazie Giovanni, grazie Susanna, grazie Alberto, perfetto. Vogliamo eventualmente continuare? Io non sto più vedendo nulla. Aspetta che andiamo un po' qui. Ok, dateci due secondi, ragazzi. Allora, c'è qualcosa, non so. Sì, continua perfettamente, io vedrò qual è il problema. Magari se puoi, quando puoi. Esatto. Ok, io allora, ecco, Alessandro si è disconnesso qualche secondo e sicuramente rientrerà a breve. Io continuerei a farvi visualizzare, ecco, provo un attimo a reinserirlo. Perdonate ragazzi, eccolo qui, Ale, ci sei? Eccoci, sì, perfetto, sì. Perfetto, perdonate ragazzi, insomma, questo è il bello della diretta. Ecco, io continuerei, Alessandro, se sei d'accordo nel analizzare altre videoclip. Vai. Poi passiamo, insomma, ad alcune linee guida da Facebook. Sì, ecco, il programma sicuramente non termineremo in 10 minuti, dovrei raffassare più di un'ora. Sì. Con piacere, insomma. A parte mia moglie che mi caccerà di casa. Comunque, ok, allora, passiamo al prossimo videoclip. Questo è un altro videoclip, Mondo Cucina. Molto interessante anche questo videoclip, come potrete vedere, già dai primi secondi. Ecco, c'è questo testo, Tell Someone che ha bisogno di questo prodotto, già inserito nel videoclip. Come ben saprete, Facebook ultimamente stava limitando la reach di coloro che inserivano tagga o metti mi piace, insomma, direttamente nel copy. Questi furbacchioni, insomma, hanno pensato di inserirlo nel video. Sicuramente forse hanno preso gran parte del video, non so se hanno una reach limitata, però vi posso dire che hanno milioni di visualizzazioni e posso scommetterci che hanno raggiunto anche migliaia e migliaia di vendite. Vediamo il videoclip del primo secondo. Ecco, questo dura tantissimo, 40 secondi, però vediamo un attimo. Allora, ecco qui, questo c'è una piccola videoclip, c'è un piccolo, anche in questo caso qui c'è una piccola colonna sonora, abbastanza simpatica, attrattiva, anche perché sicuramente, ecco, un consiglio che do a tutti, cercate di limitare il parlato nei videoclip, eventualmente inserite, ecco, dei messaggi come potete vedere, dei messaggi che vanno un po' a spiegare le feature del prodotto. Non, ecco, per quanto mi riguarda, non utilizzo
parlato nel video che vanno su Facebook o su Instagram, utilizzo invece il parlato nelle Instagram Stories, quello sicuramente, però eviterei eventualmente, se vorreste, se volete insomma descrivere il prodotto, fate come questo videoclip dove ci sono, ecco, i punti di riferimento, si parla di solo 30 minuti, in 15 minuti o comunque metallo conduttivo, ecco, ci sono le feature del prodotto direttamente inserite nel videoclip, o eventualmente se c'è qualcuno che parla inserite sotto i sottotitoli, questo è direttamente nel video, questo è importantissimo. Analizziamo i primi secondi, perché sono i secondi che poi, secondo me, sono quelli che alla fine rendono un ad vincente o meno. Come potete vedere, c'è qualcosa di abbastanza strano, un pezzo di carne che viene battuto sulla cucina e poi subito dopo si è mostrata una piastra e il cubetto di ghiaccio che si scioglie. Ecco, in questo caso qua loro hanno mostrato una problematica abbastanza comune, carne, pesce, scongi che si tira fuori dal freezer, bisogna aspettare forse un giorno per far scongelare il pasto, in questo caso qui invece mettendolo su questa piastra si scongela in maniera abbastanza veloce, perciò problematica mostrata in maniera abbastanza creativa, pezzo di carne battuto sulla cucina, e poi c'è insomma, vi è mostrato il prodotto e il cubetto di ghiaccio che mostra come insomma questo metallo conduttivo fa sciogliere il prodotto in pochissimo tempo. Ecco, per me già i primi 10 secondi hanno raggiunto l'obiettivo che è quello di conquistare l'attenzione del pubblico. Poi sicuramente ci sono specifiche del prodotto, specifiche tecniche, bla bla bla, ecco, e alla fine c'è sempre il solito condividi se bisogna questo, però io mi soffermerei già ai primi 10 secondi e credo che questo video è un altro videoclip fantastico, vincente, perché tutti quanti hanno il problema insomma, di carne o pesce da scongelare abbastanza velocemente, perciò io credo che anche loro hanno raggiunto l'obiettivo e sicuramente con il numero di visualizzazioni che hanno vuol dire che c'è tanto pubblico insomma che è stato attratto dalla loro clip, dalla loro creatività. Che ne pensi, Ale? Sì, queste tecniche di inserire del testo all'interno del video, devo dire, io sono abbastanza consapevole per quanto riguarda quelle che sto mandando io che vengono penalizzate, quindi poco, nel senso che non tanto quanto le immagini, almeno questa è la mia personale esperienza. Te parli del testo in alto, vero? Del rigo bianco in alto. Effettivamente sono d'accordo anche io sono d'accordo, lo limiterei o lo eliminerei, ecco. Sicuramente non è tutto perfetto, infatti lo eliminerei probabilmente. Io uso testo nel video, quindi non è che non sto dicendo di no. Però sicuramente penalizza il reach. Quindi, ad esempio, se hai aperto lo store l'altro ieri, probabilmente le prime ad forse incomincerei a farle girare senza del testo. Sì, vero, sei proprio ok. Se invece hai già qualche, comunque già un tuo organico, ho capito che comunque ci sono hai un tuo pubblico, puoi anche rischiare una penalizzazione senza farti troppo problemi. Io guardo ovviamente ad attenzione le penalizzazioni di Facebook, però se ad esempio in un video c'è qualche elemento che con un testo può essere messo in risalto e io credo che quell'elemento possa veramente fare la differenza tra la penalizzazione di Facebook e quell'elemento che io reputo fondamentale, vado sulla nazionale e magari altri potranno anche non essere d'accordo, però diciamo così, c'è sempre le persone davanti a tutto, anche davanti al tool di Facebook e alle sue restrizioni, ai vincoli che ha, cerco di mettere sempre, se per me c'è un trigger che può veramente cambiare, punto su quello, diciamo. È vero. Diciamo così, di Facebook. Questo è molto interessante. Tra l'altro, ricordatevi che il taggare a degli amici, questo permette una sorta di targeting indiretto, perché un prodotto così generico è trasversale, è difficile partire da subito e individualmente, sì, potete mettere le case, è ovvio che lì dentro c'è di tutto, nel senso non è sì. Che ok, anche 20 anni questa cosa potrebbe super interessare, che magari non si può permettere il microonde o magari è contro il microonde per altri motivi,
e ha bisogno di questa cosa. Il taggare è un modo in cui, grazie al quale chiediamo alle persone, alle prime persone, di invece puntarci le persone più interessanti, capito? Quelle magari a cui possono essere interessate. Ad esempio, nel print on demand, questa è una che molto bene, insomma, è molto bene, perché a volte uno non rientra all'interno di una nicchia, ma la nicchia è molto più grande di quella che ci dice Facebook, e a quel punto chiediamo un aiutino attraverso le ad. Vero, vero, però io cercherei sempre di soffermarmi effettivamente su prodotti che sono dall'ampio respiro, prodotti che possono essere utili per chiunque, e insomma poi lasciare l'algoritmo di Facebook individuare il pubblico potenzialmente predisposto in quel momento a visualizzare il prodotto e anche ad acquistare. Ecco, io ecco, sicuramente il canale Facebook rispetto al canale Google permette di visualizzare, di mostrare prodotti a coloro che in quel momento non cercavano quello specifico prodotto, però potrebbero essere interessati perché in passato hanno mostrato interesse per la nicchia cucina in questo caso, per altre, alla nicchia animale nel caso precedente, e perciò più predisposte all'acquisto di quel prodotto. E perciò, perché no? Poi, ecco, una cosa interessante è questa: se la clip è veramente attrattiva, il prodotto è realmente utile, ci penserà il pubblico poi a condividerlo e perciò ad aumentare quella che è un po' la reach organica. Ecco, eviterei probabilmente, come diceva anche Alessandro, di inserire nel copy tag and share o comunque questo tipo di push verso il potenziale cliente. Adesso vi faccio vedere un'altra clip che sicuramente in tanti hanno visto, famosissimo, un prodotto famosissimo, in questo caso, anche in questo caso c'è la problematica. Nei primi secondi, ecco, adesso vedo, non so Alessandro se te l'hai visto, è famosissimo questo prodotto, girato tantissimo. Eccolo qui, eccolo qui. Allora, praticamente qui si parla di uno zaino, si parla del famoso zaino, insomma, anche qui, antirapina. Ah, vedi? Il famoso zaino antirapina, antifurto. Animare il mio cane che sta seduto sul divano, e non dovrebbe stare seduto lì, ma siccome sono girato, capito? Non chiaro. Allora, in questo caso è un clip che ha portato un botto di vendite per uno store Dude Gadget, se non erro, tempo fa, forse luglio-agosto. E nei primi secondi, ecco, anche in questo caso qui i primi secondi sono fondamentali. Si mostra qualcosa di abbastanza, ecco, fuori un po' dal comune. C'è un ragazzo che si avvicina lì, cerca di aprire un po' lo zaino, non sa come fare. E già questo ti risolve un problema, insomma. Le tasche, perché le tasche, se non erro, sono nella parte interna dello zaino. E poi ci sono le solite, insomma, i dettagli nella parte bassa, questi titolini che vanno un po' a spiegare le caratteristiche tecniche del prodotto. Un video fantastico, un video che si può realizzare facilmente a casa con un banale iPhone, con 2 o 3 amici e via, e si va avanti con le vendite. Un prodotto che alla fine, se non erro, costava tra i 45 e i 50 dollari, è abbastanza semplice, abbastanza attrattivo. Come dicevo prima, i primi 5-10 secondi sono quelli che hanno portato, insomma, sì, perché è proprio sembra una scena vera che dici, oddio, ma che sta succedendo? Sì, infatti. Geniale, è vero, ha funzionato, ogni tanto si vede ancora girare, può essere anche una clip, può funzionare, essere rilanciato tuttora. E se vi faccio vedere una clip, ecco, un caso abbastanza particolare, ne parlavo prima con... aspetta, vediamo un attimo, faccio un test. Ah, fantastico, vedi, si può giocare anche un po', fantastica questa piattaforma. Allora, adesso vi faccio vedere invece una clip bellissima, raccontavo ad Alessandro, ecco, questa è una clip che hanno fatto i miei ragazzi in Cina, di un prodotto abbastanza particolare. Ecco, è un kit, un set di make-up abbastanza particolare. Perché? Perché avevo le foto dei prodotti fatti dalla fabbrica e ho chiesto, insomma, ai miei ragazzi, ho bisogno di una clip, voglio fare un test con una videoclip, per favore realizzatemi una clip video. Non immaginavo, insomma, non sapevo cosa avrei ricevuto. Ricevo questa clip che adesso vedrete anche voi, non è il massimo della qualità. Il ragazzo che mostra il prodotto non ha forse il migliore del make-up, unghia, insomma, sulla mano, non è il massimo. Però ha venduto questo prodotto, che ho pubblicizzato 2 anni fa, verso dicembre 2016, in una decina di giorni, insomma, ha fatto fare un fatturato su abbastanza importante, ecco, inutile, insomma, dare altri dettagli. Però vi faccio vedere, ecco, come un video abbastanza banale, abbastanza... In questo caso c'è, ecco, in questo caso secondo me è quello che ha portato, quello che ha spronato l'utente
a visualizzare la pagina del sito web ad acquistare è stata proprio la caratteristica di questo make-up, di questi pennelli. Sono pennelli con dei pennelli con dei richiami alle bacchette magiche di Harry Potter, perciò in questo caso qui, insomma, abbastanza semplice riconoscerle se si è fan di Harry Potter. Datemi 2 secondi, vi condivido il videoclip. Allora, faccio in questo modo, lo metto in alto perché è importante, o forse lo metto a sinistra, vediamo, sto testando un po', forse in alto è meglio, più grande. Ok, faccio vedere la semplicità di questo videoclip, perdonate per le mani, perdonate per le unghie, c'è una piccola... Come potete vedere non c'è altro che il prodotto preso, mostrato e appoggiato di nuovo lì sul tavolo. Non è la migliore delle mani, non è un influencer, insomma, con le mani tutte curate, anche la qualità del video non è il massimo, veramente autofocus, cambia focus, insomma, il background non è il massimo, però vi dico che questo videoclip qua l'anno scorso ha attratto un botto di clienti e ha fatto fare tantissime, l'anno scorso, 2 anni fa, dicembre del 2016, tantissime, tantissime vendite, non è altro che il prodotto preso, mostrato e riposto sul tavolo. Per questo vi dicevo, ecco, ci sono i 3 secondi. Perdonami, scusami, dai commenti che avete ricevuto, perché io sono sempre curioso, vado sempre in cerca di capire chi ha chiedendo, io spesso mi leggo i commenti, sono curioso di capire che tipo di reazioni, che cosa vi hanno detto di un prodotto fantastico. Sì. No, sulle unghie, allora ti dico, sulle unghie nulla, ecco, ero titubante io, nel senso che quando ho ricevuto questo videoclip, poi l'ho ricevuto, se non erro, un venerdì sera, io volevo lanciarlo per il weekend, perché per quello che è la mia esperienza, il weekend, dal sabato dal venerdì alla domenica, e anche lunedì, perché lunedì poi si porta dietro tutto quello che sono quell'organico, insomma, accumulato nel weekend, sono i giorni migliori per quanto riguarda il conversion rate e il click through. Perciò avevo solo questo videoclip, ho dovuto testarlo e nessuno si è soffermato sulla mano, o probabilmente non mi ricordo, anche perché in quel caso lì comunque ho letto qualche commento, però c'era il mio team che seguiva e che gestiva i commenti. Nessun commento in particolar modo sulla mano di per sé, tutti quanti sul prodotto, le bacchette, questo make-up, insomma, queste brushes, questi pennelli richiamavano un po' Harry Potter, richiamavano, insomma, qualcosa che i fan di Harry Potter riconoscevano abbastanza facilmente. That's it, nient'altro, veramente molto semplice, molto easy. È stato un'ottima scelta, soprattutto anche del prodotto. Sì. Ti posso chiedere il tipo di copy... più o meno, senti, in questo caso qua era veramente semplicissimo. Sei appassionato di Harry Potter, perciò questo make-up, set di make-up è per te. Questo è il link, in quel caso lì si poteva ancora fare, tagga e condividi con i tuoi amici, nient'altro. Cioè, quasi sempre, ecco, una cosa importante, non l'ho detto prima, cerco sempre di evitare nel copy il read more, lo evito, perché comunque per me il read more è un ulteriore click, cerco di limitare i click al minimo possibile, perché l'utente deve cliccare sul link, cliccare sull'add to cart ed eventualmente cliccare su purchase, perciò cerco di limitare. Per me il read more è un ulteriore click che sicuramente è un segnale interessante per Facebook, ma non è un segnale utile per me, anche perché potenzialmente poi non visita, oppure non legge tutto quello che è scritto nel copy. Perciò limito il più possibile, eventualmente su 2 o 3 righe ci metto sempre qualche emoticon, in questo caso c'era il famoso fulmine sulla testa di Harry Potter. Fulmine sulla testa di Harry Potter, molto easy, c'era il link diretto alla pagina del prodotto e nient'altro. Limito, come dicevo, limito sempre read more e niente, anche se, ecco, in questo caso qui avevo fatto 2 test, avevo utilizzato sia un post con link nel copy, sia un post anche con il bottone nella parte bassa del video. Comunque nel copy ho reinserito il link alla pagina del prodotto, cioè in entrambi i casi, se create un post classico sulla bacheca sulla feed della vostra pagina, se create un post link click, inserite in entrambi i campi sì sempre il link nel copy. Per me questo è importantissimo. Vedo alcuni che inseriscono un bit lì, qualcuno insomma riduce lo shorten link, nel mio caso ci metto direttamente il link del sito web, anche perché secondo me aumenta anche poi quello che è la riconoscibilità del brand, perché comunque lo vedi nel nome, nella parte alta dove c'è il loghettino con il nome della pagina, lo rivedi nel link, perciò secondo me aiuta tantissimo. Molti altri hanno altro parere,
però ecco, questa è la mia esperienza. Ha funzionato tantissimo, ho venduto tantissimo. Ecco, questa è una clip veramente basic, easy. All'inizio, quando non avevamo lo studio fotografico, insomma, qui a Kiev, perciò tutto si faceva in maniera abbastanza artigianale. Beh, ok, ok, molto molto interessante, grazie veramente. Tantissimo. Okay, allora.